manifattura, comunità e integrazione. Qualità delle aziende, mondo aperto e integrato. Queste parole danno un'idea di società, ma anche della consapevolezza della seconda manifattura d'Europa, e cioè l'Italia. E allora su questo, recuperando un po' gli interventi che si sono succeduti, a partire dal sindaco Sala, che ci ricorda che la politica è fatta dalle ragioni del consenso in chiave elettoralistica, ma anche dalle ragioni dello sviluppo. E non occorre distrarsi troppo sulle ragioni del consenso, evitando le ragioni dello sviluppo. E il presidente Fontana, che ha usato la parola collaborazione, che fa di Milano e della Lombardia un modello nei fatti, di confronto serrato con le nostre associazioni, per capire quali sono gli elementi nell'interesse di tutti e nel coniugare sviluppo e solidarietà. Un elemento essenziale di un territorio, Milano e la Lombardia, che si caratterizza non per chiudersi ma per aprirsi, che pone attenzione a uno dei fattori fondamentali dell'economia del Paese, che è la questione industriale. Collaborazione tra istituzioni e mondo della rappresentanza, appunto gli attori sociali, in una parola, essere e fare sistema. Il presidente Fontana ha richiamato l'autonomia, l'ha richiamata anche Carlo, hanno perfettamente ragione. Stiamo solo attenti ad alcuni aspetti. Costruiamo delle clausole di salvaguardia su alcuni temi importanti, per esempio l'energia. Abbiamo visto che in alcune regioni, per usare l'arma del conflitto politico, si bloccano grandi opere di interesse nazionale. E allora va bene l'autonomia, va bene per competenze, ma attenzione, perché ci sono alcuni titoli che devono riguardare questioni di interesse nazionale, perché riguardano appunto il futuro del Paese. E noi in Italia e noi in Europa come pensiamo di affrontare la questione industriale? Un'Europa senza materie prime, che deve accettare la sfida con questi grandi colossi e può realizzarla solo attraverso la centralità della questione industriale, che è una questione politica, non è una questione degli industriali. La prima considerazione: evitiamo che il prossimo dibattito in occasione della campagna elettorale per le europee sia un dibattito su Europa sì, Europa no. Deve essere un dibattito su quale Europa, su quali riforme, quali obiettivi dell'Europa, quale Europa che ci aspettiamo e che fa di noi cittadini europei di nazionalità italiana, quell'Europa appunto senza materie prime, che deve all'industria una parte determinante della sua ricchezza. Questa Europa significa partire dalle politiche che abbiamo definito delle mission, cioè darsi una visione che è quella che determina la realtà, non la constatazione. Un'Europa, un nuovo sogno d'Europa, una grande stagione riformista d'Europa, per un'Europa che deve essere il luogo ideale per l'inclusione dei giovani, per l'incremento dell'occupazione, lavoro, investimenti. Questa è l'Europa che dobbiamo dibattere, e vorremmo che la politica dibatta di questa Europa, di come questa Europa deve riformarsi al suo interno. Il luogo più competitivo al mondo per le imprese è quello che noi immaginiamo, con una dotazione infrastrutturale transnazionale per la competitività d'Europa. Solo così risolveremo i divari tra paesi, tra persone, tra imprese, e si ritornerà ai tre fondamentali d'Europa: pace, protezione e prosperità.